Presidente Alessi, domani domenica di festa, però a prescindere dall'entusiasmo, adesso bisogna pianificare il futuro, ad iniziare dalle cose più essenziali. Domani è grande giornata di festa perché abbiamo scritto una storia importante, una pagina importante nella storia del calcio agrigentino, e questo voglio che lo capiscano in tanti, cioè tutti quelli che sono anche addetti ai lavori, hanno delle responsabilità affinché questa bellissima avventura possa proseguire con tranquillità. Io voglio ricordare che conquistata la Serie D, ora bisogna immediatamente programmare questa stagione di Serie D, ed è chiaro che se ci saranno i presupposti per programmare questa stagione in modo entusiasmante come quest'anno, sarò io il primo ad imbarcarmi di nuovo in questa avventura, ma posso essere anche il primo a tirarmi indietro se non ci sono le condizioni per poter fare calcio ad Agrigento. Io mi riferisco a tanti fattori, principalmente a quello che è il discorso delle strutture sportive. Io non voglio che si ripeta l'avventura dell'anno scorso, che abbiamo giocato le prime partite di Coppa e di Campionato in campo neutro. Abbiamo avuto delle perdite economiche notevoli, e questo per noi, con società che non siamo nel Milan né nella Juventus, sono delle cose fondamentali. È chiaro che noi abbiamo avuto un incontro in questi giorni con il sindaco, che ci ha promesso appunto che la massima collaborazione da questo punto di vista, ma ora dopo le promesse ci vogliono i fatti. Il campo sportivo, il campo di gioco è già giallo, bisogna di un'urgente manutenzione, perché altrimenti verrebbero vanificati tutti i soldi che sono stati investiti durante questa stagione dal Comune di Agrigento, ed è un peccato perché abbiamo un campo ancora che si può salvare. Poi, continuando così, il campo diventerà secca, l'erba secca, quindi pregiudicherà tutto quello che è stato fatto, ma pregiudicherà principalmente alcune iniziative che noi abbiamo messo in cantiere per festeggiare questa promozione, una fra tante le amichevoli con il Palermo e con il Catania, che dovrebbero essere fatte in maniera più presto possibile. È chiaro che le squadre di Serie A con dei giocatori di Serie A, non prima di concordare le amichevoli, verranno qui a vedere lo stato del campo del Manderboso. Se non è in uno stato ottimale, sicuramente non verranno fatte queste amichevoli, e priveremo i tifosi e la città di queste appunto amichevoli di cartello. Ma questo a prescindere da quelli che sono gli impegni che noi vogliamo prendere l'anno prossimo, perché è chiaro che noi già abbiamo dato termine al sindaco di Agrigento il 15 di maggio per avere le idee chiare per quello che dobbiamo fare per programmare la stagione successiva. Non possiamo programmare la stagione ad agosto, e io voglio programmare le cose fatte bene per tempo, ma da questo passa anche il fatto che bisogna avere le garanzie, ma anche i fatti, per poter appunto programmare la stagione. Bisogna mettere mano immediatamente al campo sportivo, bisogna mettere immediatamente mani al campo per gli allenamenti, bisogna immediatamente ripristinare le strutture che sono dove i giocatori passano la maggior parte del loro tempo. Io mi riferisco agli spogliatoi, alla sala stampa, ai bagni, tutte quelle che sono le strutture che in questo momento sono fatiscenti, dove entra acqua, dove manca l'acqua calda, dove non c'è la corrente. C'è tutto quello che oggi noi abbiamo sopportato durante il cinnato per poter portare avanti questa struttura, da questo momento in poi non verrà più sopportato da questa società. Noi dobbiamo e abbiamo intenzione di organizzare quest'anno a venire una struttura organizzata per come deve essere organizzata, con queste non sono le condizioni per poter andare avanti. Quindi mi auguro e mi auspico che il sindaco e i dirigenti preposti si attivino immediatamente affinché possano dare dignità a questa società che ha fatto tanto per la città e per la squadra di Agrigento. Questo è importante che lo ribadisco, perché è un tassello fondamentale per la programmazione futura. Un altro tassello fondamentale è quello che noi abbiamo aperto e abbiamo rinviato al 15 di maggio la scadenza per l'aumento di capitale della società. È chiaro che un cambiamento di Serie D è un cambiamento molto, molto esoso dal punto di vista economico, ma anche organizzativo. Noi apriamo le porte a tutti quelli che vogliono investire nell'Agras, una società sana che ha pagato fino all'ultima lira di debiti, ha pagato fino all'ultima lira di stipendi, ha pagato le IVA, ha pagato le tasse, ha pagato tutto quello, una società sana, e questo lo voglio ribadire perché non è facile trovare in questi campionati società come la nostra. Noi abbiamo onorato tutti i nostri impegni, quindi apriamo le porte a tutti quelli che vogliono investire nell'Agras, che credono in questo progetto, perché più siamo e più ci saranno le possibilità di effettuare un campionato competitivo l'anno prossimo.
meno siamo. È chiaro che gli sforzi economici che abbiamo fatto quest'anno sono sforzi economici abbastanza notevoli e che non potranno essere sopportati anche per l'anno a venire. Quindi abbiamo fatto questo azionariato popolare e l'aumento di capitale fino al 15 di maggio, aspettiamo le risposte di qualche imprenditore che si è avvicinato alla squadra. Io sto lavorando personalmente, ma anche i miei soci, al reperimento di uno sponsor di caratura notevole che ci possa supportare l'anno prossimo. Tutto questo sono i tasselli affinché si possa programmare la stagione. Io oggi, la società, i dirigenti, la squadra e tutti siamo vincenti. Abbiamo ridato dignità al calcio agrigentino, abbiamo scritto una pagina importante nella storia del calcio agrigentino, abbiamo raggiunto l'obiettivo di portare l'Agras in Serie D dopo 18 anni. Se ci sono le condizioni per poter andare avanti con dignità, io non dico che dobbiamo vincere il campionato l'anno prossimo, ma fare un campionato dignitoso per quello che merita la città e i suoi tifosi. E questa dirigenza, se ci sono le condizioni, io sarò il primo ad andare avanti, altrimenti sarò il primo a fare un passo indietro. È chiaro che senza una programmazione non si può fare bene. Io non sono abituato a fare male, quindi questo è l'appello che voglio lanciare a tutta la città, a tutta la classe politica, imprenditoriale, tifosi, a tutti. Io sono qua, ho fatto quello che ho fatto quest'anno con questa grande stagione da protagonista. È chiaro che se ci sono le condizioni per poter andare avanti da protagonista, io sarò qua e non mi terrò indietro, altrimenti chi vuole bene dell'Agas si faccia avanti.